La televisione sta cambiando in tutta Europa, è quindi necessario risintonizzare il televisore o il decoder HD. Cerca nel menu del tuo telecomando la voce impostazioni e seleziona la voce canali, poi sintonizzazione canali e attendi la risintonizzazione. La risintonizzazione è conclusa e puoi ora goderti la tua nuova TV digitale. Ricorda che dal 28 aprile Telemia si trasferirà sul canale 76 del digitale terrestre. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Questo programma è presentato da Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi, le notizie del sabato sera. Andiamo e riprendiamo quello che è accaduto in Italia in maniera succinta. Ci soffermeremo sulla Locride e per la Locride vedremo come sono andate le cose in un territorio dalle mille sfaccettature, dalle tantissime occasioni mancate, che vorrebbe proiettarsi nel futuro in virtù di capacità politiche positive e propositive che tutti agogniamo. Non vogliamo parlare di guerra se non in maniera stringata. Speriamo che alquanto prima si possa arrivare ad una pace duratura, mentre siamo stati tirati dalle giacche da destra e da sinistra, forse pensando di non essere anche noi vittime di questo stesso sistema, che noi abbiamo creato direttamente o indirettamente, per cui prendendo come punto di riferimento quel motto evangelico che è senza peccato scagli la prima pietra. Penso che nessuno potrebbe abbassarsi per prendere un sasso e lanciarlo non si sa a chi, come, quando e perché. Spiragli di pace all'orizzonte, agognati da tutti. Anche in Italia adesso alcuni momenti politici pongono alla loro riflessione, ma non alla nostra, dove si dice che partiti di governo sono contrari all'invio di armi. Si è capito che le armi non possono portare pace, ma se non essere focolaio di ulteriori battaglie e di guerre che non porteranno beneficio a nessuno. Rosario, pare che le cose dopo quel tira e molla, dove le notizie che sono state veicolate nella gran parte sono state manomesse e ci fanno intendere quello che loro vogliono che noi sappiamo, anche nelle guerre indirette la notizia giunge molte volte falsata. Sì, non sa a quale santo non si capisce votarsi e pigliare. Il ministro degli esteri della Russia dice che loro stanno aspettando, hanno proposto la pace, stanno aspettando, ma sembra che gli Stati Uniti stiano impedendo all'Ucraina di fare la pace. Poi ognuno dice un po' la sua. Io stavo rileggendo l'articolo di Ilaria Mendolia che parla appunto di pace, parla soprattutto di Costituzione, perché lui è molto, diciamo, in questo momento, voglio dire, dal 25 aprile, voglio dire, la Costituzione ha un ruolo importante anche in questo, perché nella Costituzione italiana non si parla che non si va. L'Italia è un paese che ripugna la guerra. Ripugna, ecco, non mi ricordavo il termine, ripugna la guerra. Per cui e qui dice ci sono tanti alienati che dimenticano
questo articolo della Costituzione, perché in Italia molte sono le persone che dicono che bisogna armare l'Ucraina, bisogna combattere la Russia con le armi, e quindi, voglio dire, vanno contro quella che è la nostra Costituzione. Sembra quasi di voler riportare l'Italia, dice lui, all'8 settembre del 43. La questione è sempre, è un po' questa, diciamo, è un periodo, noi dovremmo fare, ormai si usa fare le premesse un po' dappertutto, dopo il professore della LUIS che fa le premesse, dobbiamo ricordare, siamo in un periodo di guerra, siamo in un periodo di Covid, cioè usciamo da due momenti eccezionali della storia che mai probabilmente pensavamo di vivere, e invece siamo completamente immersi in questo periodo storico che sicuramente ricorderemo per queste misure, per queste stranezze, perché comunque andiamo in giro con delle mascherine, non mi pare una cosa che potevamo pensare possibile un 4 anni fa, un 3 anni fa. E siamo in una fase storica particolare, per cui viviamo una storia particolare. Anche in questo viviamo una storia particolare, perché anche in questo le notizie non si riesce. Anche ieri c'era una televisione su canale 5, anziché un attacco vero è andato in onda un attacco di quelli che fanno le guerre per finta, con la vernice, voglio dire. Sì, tipo guerre stellari. Sì, non si sono accorti che mandavano durante il servizio, hanno inserito delle immagini di gente che proprio non stava facendo la guerra, ma stava giocando appunto a fare la guerra. A me hanno colpito alcune immagini, perché mi rifiuto pure di vedere la televisione per l'atrocità che la guerra stessa propone e produce. Il fatto stesso che sugli altri esprimiamo giudizi, vorremmo che si comportassero secondo una nostra pista di lettura, diciamo delle parole, ma le parole molte volte sono sparse al vento, come quel lupo che abbaia alla luna. Abbiamo visto tante persone lasciare il proprio paese, mamme con i bimbi dalla mano, e noi non abbiamo voluto capire, forse per la nostra pigrizia mentale, io credo, il dramma che quelle popolazioni hanno vissuto. Sembrava quasi un esodo continuo, massiccio, incessante, che lasciava intendere che un paese si stava non soltanto spopolando, ma perdeva le forze vive, vitali, la forza lavoro, che moriva nelle battaglie, che noi di volta in volta dicevamo che dovevano cessare quelle battaglie, ma di fatto eravamo coloro i quali fomentavano, fagocitavano una simile tragedia che poi così si è appalesata ai nostri occhi. Ebbene, il presidente dell'Ucraina vede il suo paese smembrarsi, cadere a brandelli, la gente morire seppellita in fosse comune, tanti cadaveri ai margini della strada, e l'Europa, l'Occidente così definito, pensava soltanto di armare, di dare la NATO che diventava contraltare alla Russia. Paesi stranieri, lontani migliaia di chilometri, si ponevano sullo scacchiere per dirigere le varie mosse. E intanto la gente stremata moriva di fame, senza acqua, senza luce, in ghetti, o diciamo nelle zone sì, dove l'armamento non poteva dare l'affetto dovuto, ospedali, strade, ferrovie, palazzi che si sgretolavano. Ripetiamo le parole del Papa. L'unica figura che era al di fuori di ogni sospetto e di schieramento erano le figure morali, la figura del Papa, che si ergeva per implorare la pace, non perché pace in sé per sé, ma significava uno sterminio incessante e continuo che si
manifestava ogni giorno che passava sempre di più e che i nostri occhi dovevano per forza di cose percepire. Ma dico, ma l'uomo che cos'era? Mutuando Hobbes, più di una volta sì, l'abbiamo detto, l'uomo che era lupo all'uomo, che cadeva così sotto tiri incrociati, certo, per essere poi seppellito in fossa comune, che quelle persone, chissà se un giorno riusciranno ad avere una sepoltura adeguata, ma io sono difficile che ciò possa avvenire. Va bene, se lei consente, torneremo al giornale, dove noi invece questa settimana, visto questo periodo, abbiamo detto le premesse, dedichiamo una copertina all'articolo di Gioacchino Criaco, sulla Calabria e il sottosviluppo nel... e il sottosviluppo dell'esclusione, gli africoti migliori. Appunto, su un convegno c'è stata un'espressione di Lara Mendolia che diceva che lui quando passa da Africa si ferma spesso perché incontra le persone, delle persone molto intelligenti. Ho visto pure qualcuno, per esempio Nunnari, che è comunque uno scrittore amico nostro, Mimmo Nunnari, scriveva invece a Gioacchino su Facebook che Africa è comunque la capitale della Calabria, ma dice non lo dite però a tutti, che non se ne rendano conto. Effettivamente è un paese dove comunque, voglio dire, anche per tutta una serie di vicende che non stiamo qui a raccontare, effettivamente ci sono queste persone, però Gioacchino dice che queste persone riescono ad essere imbrigliate e con la tecnica, con le vecchie tecniche si azzoppano e rimangono calabresi di talento che però non vanno da nessuna parte. L'articolo è molto 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 interessante, Gioacchino scrive veramente bene ed è proprio da leggere. Oltre a questo affrontiamo però ecco un'altra cosa, come dicevamo prima di andare in onda, e ho detto che questo tipo di copertina non è che non mi piace, spieghiamoci bene. Io dico che bisogna. Ma noi siamo aperti alla critica. Sì, perciò no, non si tratta di critica. Si tratta che con la spesso, critica si cresce, no? Che spesso noi puntiamo i riflettori, 1 maggio, 25 aprile, le giornate che dobbiamo commemorare come si vuole, andando sempre San Luca, Platì, Africo, come se fossero la panacea di tutti i mali. Io sostengo e sono certo di quel che dico, che in questi comuni ci sono persone per bene a 48 carati, non a 24, che sfidano determinate realtà, ma che noi facciamo di tutto di dimenticarle, non togliendo le mele marce dalla cassetta, perché poi bastano poche cose. E dove specialmente i media vanno alla ricerca non delle cose per bene, delle facce pulite, ma si va alla ricerca di pescare nel torbido per essere portavoci non so di quali misteri e di quale realtà nuova. Dicevo, io ho detto più di una volta, le facce più belle della Calabria possono provenire da San Luca. Io ho conosciuto padre Stefano De Fiores, un uomo era un mariologo, conosceva la Madonna come se fosse non so chi, i suoi libri tutti tradotti in Francia, una figura eminente della Chiesa, della pietà popolare, della religiosità, e veniva da San Luca, è stato battezzato a Polsi. Corrado Alvaro, una delle penne più importanti, più significative, viene da San Luca, ma noi non dobbiamo criminalizzare quella gente. Oppure San Luca non si presentano le liste, mi metto io capolista Rosario Coldarcuri o a vicenda capolista per far che cosa? Non dobbiamo lasciare che la gente si autodetermini, perché vi sono figure adamantine che sono nelle condizioni di poter padroneggiare il loro destino, e noi anziché molte volte andare alla ricerca delle cose per bene, andiamo a pescare nel torbido per far sì perché fa notizia. E a me questo tipo di discorso non piace. Ma noi non volevamo fare questo. No, dico non piace. Assolutamente la stessa cosa di Casillas a Platì.
Perché dico, Di Blatti ci sono delle persone di grande caratura morale, culturale, sotto tutti i punti di vista. Anche un mio cuginetto ha sposato una ragazza di Platini, ma che si sanno e si stanno facendo onore. Sì, io sono, mi faccio senza far nome. Assolutamente, ho scritto. È la stessa cosa su ci sono San stati Luca. Due incontri del vicepresidente della giunta regionale che ha incontrato i tre sindaci di Africo, Platini e San Luca. Io gli ho detto, ma perché questi tre sindaci? Perché si vogliono ghettizzare? State attenti, ho detto ai sindaci, a non fare la fine delle vacche di Fanfani, che vi portano in giro, si fanno le fotografie per cercare di ottenere qualcosa. Mi sembra che tranne il sindaco di Africo, lo posso dire con certezza, gli altri due sindaci di Platini e di San Luca sono un po' offesi con me, li vedo un po' più freddi. Ma io alla fine cercavo solo di dire che già questo è criminalizzare questi paesi. Questo che dite voi, o comunque che vedo pure io, quando uno dice i tre paesi, che significa tre paesi? Noi ospitiamo un articolo di una persona di Africa, intanto, che è Gioacchino Triaco, per esempio, che racconta appunto come le menti migliori e tutto il resto, come la Calabria non riesce, perché infatti noi abbiamo messo come sottotitolo questo, la Calabria del mancato sviluppo e dell'esclusione. Perché questa poi, attenzione, perché questa poi è una cosa, è un passaggio importante, però non possiamo dire ma più, non po- beh, se noi scopriamo l'articolo. Io molte volte il discorso non è le persone o i luoghi, e purtroppo che da noi non vi è una occupazione, una realtà operativa dove ciascuno possa formarsi in base alle capacità e alle competenze. Nel mio paese sono partiti con le toppe dietro il sedere e sono andati per il mondo. Uno di questi ha parlato a lungo il Sole 24 Ore, quando approda poi dagli Stati Uniti alla corte di Gardini, con il quale aveva inventato il politinene. Hanno dato il bergamotto d'oro a Reggio, andai io e Giovanni Nesci, che era allora sindaco, lui e io vice sindaco, per poter assistere. 1860, no, ma anche partirono. Noi sappiamo da dove partirono, in quale zona del paese abitavano, però i grandi giornali d'Italia hanno dedicato spazio, perché in America poteva fare ricerca, certo, poteva inventare il polietileno in Italia, però lo chiama Montedison per venire in Italia a lavorare, certo. E come lui tanti ministri in Australia, in altri paesi del mondo che si sono fatti. C'era il vice ministro che era di Martone, Tony Sirico. No, io dico Paciullo, che era di San Giovanni, a Di Martone a non finire. Non ricordo, ma sì. Non soltanto nel mondo della politica, ma nell'arte, altri aspetti della società, in alcuni mestieri che si sono fatti onore. Sono dappertutto. Adesso tra poco ci saranno gli Open di Roma del tennis. Nella dirigenza nazionale del tennis c'è il Carnuccio di Locke. Oh, ecco, dappertutto, questo. Io li vedevo poco. Voglio fa. Dire, ma non ho posso. Le cose ma non posso. Siderno, quante figure nel campo della medicina, della cultura, della dittatura, dappertutto. La CIA, Leon Panetta, direttore della CIA. E che potevo rimanere a Siderno? Abbiamo rischiato che bombardavano Siderno all'epoca, perché adesso c'erano i suoi parenti a Siderno. Ma se noi pensiamo anche oggi, i due segretari generali della UIL e della CISL, bombardiere a 20 km di distanza, si poteva ipotizzare in altri tempi che i segretari generali di e UIL, a loro però lanciamo un messaggio. Eravamo noi allora che conversavamo con loro, certamente. Il mondo che portiamo anche fortuna. Lanciamo un messaggio a loro, che è un articolo di Filippo Veltri molto interessante su una denuncia di Nino Costantino della CGIL Filt di Reggio Calabria, il disastro delle ferrovie nel silenzio totale. È un arretramento delle ferrovie nell'ultimo anno, nel 2021, che dà a fare impressione. Ci sono stati guasti, hanno prodotto 2.377 minuti di ritardo, hanno coinvolto 415 treni, cancellato parzialmente 94 treni e sospeso totalmente altri 40. Cioè le ferrovie stanno veramente cadendo a pezzi.
Speriamo che qualcuno intervenga, che qualcuno legga pure questo articolo di Filippo, molto ben fatto. Soveria Mannelli, un borgo bello da vivere. E c'è questa cosa, lei lo, la contesta, lo so già, del Sole 24 Ore, ma noi abbiamo riportato un po', del non Sole 24 Ore, ma era il Touring Club. E poi c'è il reverendo Frank con Porco Trojan, perché dice che alla fine il Trojan ha colpito tutti, adesso rimangono da colpire solo i giudici, che sono coloro che solitamente, voglio dire, e quindi dice chi di Trojan ferisce, sì, sì. Trojan ferisce. Siderno tra passato e futuro. Questo è un articolo interessante di Franco Martino, che si rivolge soprattutto ai problemi ambientali. Siderno è sempre stato all'avanguardia sui problemi ambientali. Ci sono delle manifestazioni già negli anni nel 68 ci sono le prime manifestazioni ambientali a Siderno, quindi probabilmente è stato uno dei primi centri al mondo a fare queste manifestazioni. I problemi permangono. E la battaglia comunque è ancora. Poi c'è l'amico colonnello Giuseppe Romeo, che nella sua rubrica, e un articolo sul PD, anche se il PD dovremmo affrontarlo in separata sede, anche perché ieri il maestro Dati, quello che è venuto in Calabria come responsabile nazionale del partito, a dirci che noi eravamo brutti e puzzolenti, invece è stato lui incriminato in un'inchiesta a Napoli insieme a un consigliere, a un ex consigliere regionale, che Sebbi Romeo, che già mi ha dato una nota di smentita. Però dobbiamo dire che spesso e volentieri queste persone che dicono parla in un modo e poi vediamo, noi siamo garantisti, poi quindi noi fino al terzo grado di giudizio li lasciamo stare. E poi ci siamo soffermati, e qui mi aspetto un vostro commento su questa tre giorni che abbiamo fatto la Locra, che non è stata molto pesante. Ricordiamoci che domani è 1° maggio. Ci abbiamo due articoli di cui alla fine parleremo. L'abbiamo lasciato per ultimo perché lei ha detto che non è contro le commemorazioni. Noi ce l'abbiamo in prima pagina, il richiamo del 1° maggio, ce l'abbiamo nel cuore il 1° maggio, e lì ci sarà una foto di Gigi Sbarra giovane. Le farò vedere. E noi abbiamo fatto queste tre giorni, la Riviera, insieme all'associazione Nessuno Toccaino, all'associazione 22 ottobre, e al comitato che vuole unire Siderno e Locri, che per ora si è chiamato comitato Zaleuco. E appunto c'è un articolo di Tommaso Marvasi che ha detto incontri formidabili, perché comunque soprattutto sulla questione delle interdittive. E dice veramente una situazione insostenibile questa delle interdittive, perché viene colpita tantissima gente. Tra l'altro abbiamo fatto, l'avvocato Simari ha fatto le statistiche, è impressionante come incida nel tessuto economico della provincia di Reggio Calabria in modo determinante l'interdittiva, e tra l'altro l'interdittiva che per spesso e volentieri fallisce, perché sono interdittive che dopo 2 anni poi vengono annullate, erano sbagliate, viene chiesta scusa agli imprenditori, ma intanto è stata distrutta una vita. E poi tra l'altro dall'altra parte ci sono magistrati, ci possono essere situazioni come quello che è successo a Palermo con la Savuto, che poi da questa posizione di potere non solo facevano interdittive in accordo con il prefetto, ma addirittura gestivano questi soldi come volevano. Quindi alcune volte l'antimafia è molto peggio. Io ho un'altra, sapete tutti qual è la mia visione su questo aspetto, e penso di essere nel giusto. In che senso? Però vedo pure dove ci sono gli errori che il legislatore avrebbe dovuto mettere a freno. Noi ce la prendiamo sempre ogni volta amministrazioni democraticamente elette, per carità, il termine è giusto, però nelle nostre realtà alcune cose dovrebbero essere a livello normativo esplicitate molto bene. Esatto. Un codice degli appalti, voglio far dire una, ma non il codice degli appalti, mi riferisco con la stazione unica appaltante, dove molte volte a illusione si aggiunge la beffa, certo. Ritardi, lavori fatti male, lavori che non vengono ad essere conclusi, lavori che dopo essere stati appaltati non trovano più la disponibilità delle ditte perché sono passati
anni, certo. Però il discorso di fondo è anche questo, che c'è bisogno di maggiore chiarezza. In che senso? Io ho portato alcuni esempi che ho nelle mie scuole posto l'attenzione, e come si poteva fare risparmio nella legalità più assoluta. Io dovevo vedere gli interessi dell'utenza e non delle ditte. Quando i miei vicari, quando dovevamo aver bisogno di forniture, non prendevamo tre cataloghi, prendevamo 5 e prendevamo i prodotti sempre della ditta minore. Invece di farne uno ne facevamo 5 di richieste di fornitura. Però sembra una cosa sciocca, ma non è sciocca. Il problema è che chi è responsabile di un determinato settore deve rispondere in prima persona, e che non deve essere il sindaco, ma anche se il sindaco dice deve vigilare, se non siamo nelle condizioni anche in piccole realtà locali di vigilare, figuriamoci in grandi comuni. E allora, se il pesce puzza dalla testa e sappiamo quali sono e dove sono le realtà, operiamo in tal senso. Nel mio paese tutte le gare devono essere fatte gare aperte. Ma per dirne una. Gare. E figuriamoci in altre gare, le fanno a Reggio. Cosa? Le fa la sua a Reggio. Voi non fate più gare come sindaco, diciamo. Sopra i 40.000 euro non toccate più. Sì, però anche inferiore, sempre gare aperto, anche per 1.000 euro. Sì, sì, sì. Cioè, in che senso? Chi vuole partecipare, partecipa. E i risultati si vedono. Non è che debbo operare nell'interesse di chi, anche di persone molte volte che non si conoscono. Possiamo essere maggiormente trasparenti? No, comunque, diciamo, guarda, non vorrei entrare poi troppo nei termini, perché gli argomenti sono tanti. Io devo dire una cosa: è stata una manifestazione impegnativa. Che la manifestazione sia riuscita. Importante. Una tra tutte, ti dico, che è una cosa di una gravità assoluta. Il primo intervento in assoluto è del sindaco di Africa, che saluta i presenti al convegno di Africa e denuncia che lui, da poco sensato come sindaco, non ha più trovato la sala del consiglio comunale, perché i commissari hanno pensato bene, visto che c'erano loro ormai da anni, di mettere un muro e fare due uffici dove era la vecchia sala del consiglio comunale, con un abuso di potere rispetto alla cittadinanza che amministrano, perché la cittadinanza che amministrano in questo momento si trova a non avere l'assemblea, l'agorà, cioè lo spazio dove poter discutere, dove i consiglieri, il sindaco e i cittadini possono discutere insieme. È stato eliminato fisicamente questo posto. E questa è una denuncia grave, no? Come si dice, due moratori, una settimana e lo facciamo nuovo. Ma l'atto? L'atto non è grave, sindaco. E non è che dico non è grave. Io non voglio accusare nessuno. No, diciamo, riflettiamo. Ritengo che spesso e volentieri non ci rendiamo conto che vengono messi i piedi sopra la testa dei cittadini e tutti stanno zitti. In alcuni casi uno può dire almeno dire... ci hanno messo i piedi sopra la testa, andiamo avanti. Ma io comunque vedo tante cose, per esempio, sarebbe troppo lungo il discorso. Questo ve l'ho detto. Dei comuni piccoli, il problema dei depuratori, faccio un esempio pratico. Nel mio comune ci vogliono 90.000 euro per sistemare, dove li prendo? Di fatto, diciamo in maniera molto semplice, la regione mi ha garantito 500.000 euro. Passerà del tempo. Fate però intanto che... Denunciate però, voglio dire, perché sennò passate voi guai. Denunciate che voi avete, lo state denunciando pubblicamente. Per dire. Ma ho capito, per dire, però come sindaco state denunciando che non vi hanno finanziato il depuratore. Ma tra l'altro considerate una cosa, un buon amministratore di regione, in questo momento il lavoro del depuratore deve essere già concluso, mentre invece è stato nominato adesso un responsabile che azzererà le ATO che sono state create un anno e mezzo fa, azzera un'opera che stava portando risultati, soprattutto in provincia di Reggio, dove si stava lavorando l'ATO, azzererà questo lavoro per ripartire da zero e affrontare i problemi
dei rifiuti che sono sempre lì, che sono il grande problema della Calabria, e dell'acqua e dei depuratori. E noi ci troviamo ad un'estate che sta arrivando, che io sono convinto che sarà un'estate positiva per quanto riguarda gli arrivi, perché molta gente vuole venire in Calabria, e probabilmente manderemo indietro un biglietto di ritorno negativo per la mancanza di servizi e perché non abbiamo una politica all'altezza. Ma io mi riferisco al mio comune. Noi abbiamo mandato una lettera alla regione dicendo che le nostre acque vogliamo, intendiamo e andremo anche avanti da soli gestirle come comune. Noi siamo oggi in grado di erogare acqua olio minerale sia per innaffiare e sia per le famiglie. Ben inteso che non possiamo sobbarcare le famiglie stesse, che soffrono economicamente parlando una crisi spaventosa, di somme che noi siamo in grado di non erogare. In che senso? Certo. Se noi oggi l'acqua la paghiamo 50 centesimi metro cubo, non vedo perché la dobbiamo vendere 1,50 euro, cioè giusto, tre volte in più. Ma noi, la nostra politica è di, se non diminuire, nemmeno aumentare. Io vedo che in questi paesi c'è tanta gente che sta ritornando perché le fabbriche hanno messo i lucchetti dinanzi ai cancelli, i licenziamenti sono venuti a raffica. Anche e non vi, è, meglio, non vi è uno spiraglio di occupazione. Ho incontrato gente diversa dalla vostra, ho incontrato gente che è tornata nei nostri paesi perché vive, no, meglio, mi hanno detto perché mangia meglio, no, perché ha un ritmo di vita più, no, umano rispetto a... Le risposte che mi sono state date sono diverse. Dice, qui ho una casa, un po' d'olio riesco a produrlo, altre cose per quel che riguarda il genere di prima necessità, siamo in grado di poterle, esatto, garantire. Vi voglio leggere le ultime notizie, ci vediamo questa volta. Riparte l'accoglienza Ariace con Mimmo Lucano e il Villaggio Globale. Hanno accolto dei ragazzi che venivano dall'Ucraina. Poi c'è un bell'articolo, Forza Francesca, Forza Triestina. E mi ha fatto piacere questa notizia di Francesco. Francesca è nipote di Gianluca Congiusta. E io, raccontando questa notizia, sono arrivato anche a Gianluca, perché probabilmente questa notizia di questo ragazzo che è sentito con la Cristina mi è arrivata tramite Gianluca. Uno magari voi non credete a queste cose, ma invece io penso che le persone continuano ad essere sempre vive. Quindi vorrei ricordare in questo momento Gianluca Congiusta. Ma questo io lo ricordo pure con immenso piacere, un mio carissimo amico, sotto tanti punti di vista. Poi interviene Antonio Guerrieri sulla vicenda di Locri e Siderno, unica città o la città della Locri? Ma è già città della Locri, il sistema della conurbazione Locri e Siderno è una cosa già acclarata, da 30 anni se ne parla, ripetiamo le stesse cose, ma... Come fatto? Esiste. Già di per sé il Novito è il fiume, no? Da una parte e dall'altra ci sono il Lordo, no? Il Novito, Novito. Mi confondo ogni tanto io con il Lordo. Siderno e Locri sono già una conurbazione di fatti, se non di diritto. Entro un anno facciamo il referendum. C'è un bell'articolo poi, il volto demonico del potere di Fortunato Nocera. E poi passiamo a due storie legate al lavoro, appunto. Partirei prima con l'articolo di Beatrice Macri, che è la festa dei lavoratori, ma dove sono i diritti? E quello dopo per la regia, perché qui abbiamo pubblicato l'altra una foto con un Gigi Sbarra giovanissimo, ancora. Eccola qui, perfetto. C'è Liliana Frascà, Gigi Sbarra, lì si vede giovanissimo, penso che abbia un 30 anni nemmeno. Poi c'è Luciano Brullo, che è morto, stava in Piemonte, però era un sindacalista pure lui, abbastanza vicino appunto sempre alla CISL, mi pare che fosse lui. Paolo Catalano,
un ex vigile del CDL, poi c'è un compagno socialista che adesso mi sfugge il cognome, c'è mio padre che sta parlando, c'è il compagno Corzaro, quello in piedi, quel signore molto anziano, che era un reduce di guerra. E poi c'è Macri, quello basso, è Macri, di cui scrisse Catalano, Paolo Catalano scrisse, aveva le chiavi del paradiso, perché era l'usciere del comune, era un omino piccolino con quel cappello, aveva questa chiave, all'epoca ancora aveva una chiave enorme, e quando camminava per Siderno tutti lo riconoscevano perché era questo Magri. Dietro c'è Totò Furfaro, capostazione socialista di Locri, e che tu sicuramente ricorderai. In questo articolo Beatrice fa una disamina molto simpatica sulla festa del lavoro, sul lavoro, sull'etimologia della parola lavoro e su come era visto il lavoro nell'antichità, dai greci ai romani e così via. Mentre invece nella pagina precedente Rosalba Topini intervista Maria Carmela Gioffrè, che è un'insegnante di lettere di Bagnara, che è affetta da sclerosi multipla ed è stata licenziata a marzo per inidoneità fisica all'insegnamento. L'abbiamo contattata per telefono, è apparsa amareggiata per quello che le è successo, ma allo stesso tempo è una donna tosta e gioiosa. E quindi spera di tornare a fare quello che è il sogno della sua vita, tornare dietro a una cattedra circondata dai suoi alunni. È una bella storia che abbiamo voluto riproporre proprio il giorno della festa del lavoro e dei lavoratori. Cioè il 1° maggio, io credo che se facessimo un passo indietro attraverso la stampa periodica del Novecento, nella fascia ionica regina, nella Locride, avremmo potuto mutuare pagine di grande interesse politico, culturale, che vedevano protagonisti non soltanto il popolo, gli operai, i braccianti, eccetera, eccetera, ma anche le classi dirigenti del tempo. Adesso ho sotto così, come lampo, una realtà che veniva ad essere posta su Resurrezione, un giornale che si stampava all'inizio del Novecento, direttore era Vincenzo De Angelis, non il giovane ma il nonno del giovane medico attuale. La settimana scorsa era sul giornale, mi sono dimenticato di fartelo vedere, era nelle pagine di blog che ho beccato tre scrittori. Le ho viste. A passeggi. Ma non è il discorso, che se noi pensavamo Vincenzo De Angelis che partiva da Brancaleone col treno per incontrare a Roccella l'avvocato Bova. L'avvocato Bova, pochi sanno che cosa ha rappresentato per Roccella, sindaco di Roccella, sindaco di Gerace, colui il quale fonda il primo giornale comunista d'Italia dopo il congresso di Livorno, si stampa a Roccella. Da Bivongi, mi pare che abita, veniva Brundì, un altro intellettuale del tempo, comunque da Bivongi, da quelle parti, si incontravano a Roccella, scendeva da Grotteria il medico Malgeri, veniva festeggiato il 1° maggio, poi si partiva tutti a piedi, si andava gioiosa. Per essere nel pomeriggio, la festa fuori, bandiere, manifestazioni di qualsivoglia. E forse quella era la manifestazione che faceva riferimento Pasquino, quando mi diceva. Pasquino è arrivato dopo, 50 anni dopo. Andavano a piedi da Roccella gioiosa, accolti all'inizio del paese dagli altri compagni. Quando nessuno mai si pensa, per fare un piccolo parallelo, perché il Partito Socialista, perché il Partito Comunista del tempo, nella fascia ionica regina o nella Locride, hanno avuto un addentellato, radici profonde, sì, dovute a queste manifestazioni socialiste che hanno saputo catturare la volontà della gente. Gente umile era, ma che faceva propria l'idea socialista.
Oggi noi vediamo le cose sotto una marea montante di conformismo, di sottocultura, chi più ne ha più ne metta, ma quegli uomini hanno consentito lo sviluppo di questi partiti e l'affermarsi degli stessi in tutti i comuni della Locri. Forse dove vi era una chiesa più massiccia, più presente, hanno trovato difficoltà nel prendere le redini della cosa pubblica, però il primo maggio con quegli uomini veniva ad essere posta in essere una realtà nuova, la stampa periodica, quel giornalino che costava 2 centesimi o 3 centesimi, stampato con i classici caratteri mobili, veniva teso la domenica in piazza per leggere quelle piccole cose, ero, diciamo, un foglio A3 di un normale fotocopiatore piegato a due. Erano attesi e vi sono state pubblicate decine di testate che hanno fatto sì che noi oggi possiamo parlare col nostro linguaggio, riappropriandoci di quelle battaglie che hanno e perché dicevo pure a Vincenzo De Angelis, che adesso mi vengono a mente alcune cose. Vincenzo De Angelis, per aver festeggiato il primo maggio in un determinato modo, è stato arrestato, il medico De Angelis, e ha dovuto è rimasto nel carcere di Gerace per ben 30 giorni, un mese in carcere, per aver festeggiato, ma con parole un pochettino che lasciavano intendere un controsenso. Per quel linguaggio, 30 giorni di carcere, questo è quella democrazia che noi oggi possiamo vivere, e lo dobbiamo a quegli uomini, a quelli che hanno festeggiato in quel modo il primo maggio. E speriamo nel futuro, allora, perché mi pare che era previsto, dopo i nostri saluti, è previsto il servizio sul finanziamento del PNRR. Però se non lo citassimo poi ci offenderà Mimmo Mantegna, il sindaco di Benestare, il sindaco più attivo della provincia di Reggio Calabria, sempre, ma che dica, di tutta la Calabria. Mimmo, cioè, sicuramente qualcuno lo riferirà, è un caro amico, un ragazzo della faccia pulita. Ecco, noi abbiamo bisogno di personaggi come Mimmo, che alla professione di avvocato aggiunge quel grande modo di fare, sa essere presente in tante manifestazioni, rappresenta la politica della faccia pulita. Ecco, se noi avessimo avuto tanti sindaci come Mimmo Mantegna, credo che tante cose e tanti errori non sarebbero stati commessi. Allora, salutiamo chi ci ascolta, auguriamo una buona visione con questo servizio sul PNRR che la città metropolitana ha approvato. Si tratta di 119 milioni di euro, mi pare che 63 sono stati riservati alla zona ionica, che diciamo impropriamente giunta, sindaci che la rappresentano sono Salvatore Fuda, sindaco di Gioiosa, Mimmo Mantegna, sindaco di Casignana, Mantegna di Benestare, di Benestare, anche se adesso pure hanno cambiato casacca, sia no, perché dicono che no, cosa è passato? Rudy Lizzi, no, c'è pure l'ex candidato a sindaco di Reggio Calabria, Menicucci. Sta accettando pure lui le tesi dell'attuale giunta, dicendo che quando si lavora sono 118 milioni, 60 milioni di euro per la Rocca. Allora ricordo sempre bene. Amici telespettatori, vi ringraziamo per aver voluto ascoltare le parole mie di Rosario. Vi auguriamo una buona serata e un proseguimento, perché no, con i nostri programmi. La buona serata a tutti. Arrivederci. Importante novità positiva per l'area metropolitana di Reggio Calabria. Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati nell'ambito del bando dei piani urbani integrati, che attinge i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR.
finanziati i 28 progetti presentati per la città metropolitana di Reggio Calabria, che porta a casa un tesoretto complessivo di ben 118 milioni di euro attraverso il progetto denominato Aspromonte in Città, una città metropolitana verde e sostenibile, inclusiva e smart. Si tratta di un risultato straordinario che l'amministrazione metropolitana accoglie naturalmente con grande soddisfazione. Vediamo nel dettaglio i progetti e quali sono gli interventi. Aspromonte Città è il nome complessivo. La Metrocity dunque ha redatto direttamente 5 proposte: mobilità integrata con 12 milioni di euro, 5 milioni per la rifunzionalizzazione ecosostenibile degli immobili, controllo flusso dei dati, 2 milioni, una piattaforma digitale per il welfare, 1,5 milioni e poi 1 milione per la biodiversity per la ricerca. Poi gli altri progetti dei comuni presentati di concerto con la Metrocity. Nell'ambito del progetto del PNRR, nella città di Reggio Calabria, 20 milioni per riqualificare l'area del parco lineare sud della sorgente, 9,7 milioni per la fascia costiera Locri-Siderno ed altri 6,5 milioni per il recupero degli immobili abbandonati tra Villa San Giovanni e Campo Calabro. Arrivano 6 milioni nella Locride per ristrutturare i lungomari di Caulonia, Marina di Gioiosa Ionica e Roccella. A Gioia Tauro nasce invece un habitat per farfalle e cardellini di 5,8 milioni. Nuove aree verdi previste a Bovalino per 5,6 milioni. 4 milioni arriveranno per la fascia costiera di Palmi, altri 5 per il parco della Vallata del Torbido. E poi a Bova Marina, che punta su un polo di inclusione con 3,8 milioni. Stessa cosa a Seminara con 3,3 e poi nuovi parchi pubblici a Feroleto della Chiesa 2,8 milioni, stessa idea a Cittanova con 2,6, a Cinque Frondi un parco nell'area degradata di Via Vallone per 2,5 milioni, uguale finanziamento per recuperare le zone degradate a Roguri e Merito Poltosalvo e per Scido per interventi di efficientamento energetico, ben 2,8 milioni invece andranno a Riace, Bivongi, Monasterace, Placati, Camini, Stiro e Stignano per la riqualificazione urbana. Interventi poi sul torrente Iarapotamo a Polistena per 2,1 milioni. Nascerà un percorso ecosostenibile a Cardeto con 2 milioni e si punta sulla costa anche nei comuni di Montebello Ionico e Motta San Giovanni con 1,8 milioni di euro. Interventi di inclusione anche a Samo, Bianco, Casignana, Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco e Bianco con 1,8 milioni. Rigenerazione della fascia costiera anche lungo la foce del Mesima tra San Ferdinando e Rosarno con 1,6 milioni, a Staiti 1,5 milioni per interventi di recupero urbano e infine 1,2 milioni a Taurianova per il recupero di un'area in disuso per trasformarla nel Parco dell'Amicizia. Questo programma è presentato da La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 9 al 29 aprile tutte le programmazioni regionali trasmetteranno su nuove frequenze. Telemia trasmetterà con maggior copertura in tutto il territorio calabrese e si sposterà sul canale 76 del telecomando, come i nostri canali extra che troverai sui canali 99 e 199. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione, si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni, visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.